Buonasera a tutti. Sono Giovanni Scarpa, presidente dell'Associazione Culturale Antonio Rosmini. Sono molto contento di poter dare il benvenuto in quest'aula, la più importante della scuola medica dell'Ateneo Padovano, al ministro per l'armonia nazionale del Pakistan, onorevole Paul Bhatti. È un incontro, quello di questa sera, che abbiamo voluto fortemente per due ragioni. La prima è la grandezza, l'imponenza umana della testimonianza di Shabbat Bhatti. Leggendo il suo testamento spirituale, siamo stati colpiti dal passaggio in cui dice di non essere interessato a posizioni di potere, ma di volere solo un posto ai piedi di Gesù e di essere consapevole di rischiare la propria vita per la missione di dialogo. La cosa che ci ha colpito di più è il valore della persona che la sua storia ci testimonia. Di fronte ad un'egemonia e a situazioni avverse, il nucleo e il fondamento di un'ultima resistenza e di una possibilità di crescita e sviluppo per tutti è la persona, l'uomo che vive. Kafka diceva che la logica della legge è incrollabile, ma non resiste a un uomo che vuole vivere. Con la sua persona, Shabbat Bhatti ha dimostrato che quello che dice Kafka è vero, ed è di un'evidenza tale che neanche il suo assassinio lo smentisce, ma anzi, ne moltiplica la portata. In secondo luogo, volevamo parlare del Pakistan di oggi. Ci ha veramente colpiti e provocati la decisione del ministro Paul Bhatti di lasciare una carriera ormai avviata e la città in cui viveva per raccogliere l'eredità del fratello e tornare a servire il suo paese. Il Pakistan è sempre più al centro dei media per varie vicende, come quella di Rimsha Masih, la bambina accusata di blasfemia, o per i recenti disordini in seguito alle provocazioni contro l'Islam che hanno causato decine di morti. I giornali nei giorni scorsi scrivevano che il giorno dedicato dal Pakistan alla devozione al profeta Maometto si è trasformato in una nuova strage. Volevamo chiederle con che criteri si muove, cosa la sostiene in questo suo lavoro, in questo continuare a tessere quella difficile rete di dialogo e amicizia, tolleranza e libertà che aveva cominciato suo fratello. Ora lascio la parola alla professoressa Patrizia Burra, nella duplice veste di consulente del rettore per la cooperazione internazionale e di docente di medicina, che ci porta il saluto del magnifico rettore Giuseppe Zaccaria. È il saluto anche a un laureato della Scuola di Medicina Padovana, perché come ultima cosa devo dire che siamo molto orgogliosi come studenti padovani di aver riportato il ministro Paul Bhatti nell'università e nella facoltà in cui si è laureato. Sono solo testimonianze come la sua che ci fanno capire che la patavina libertas non è solo un motto venerando e polveroso, da richiamare senza molta convinzione nelle occasioni ufficiali, ma qualcosa di cui si può vivere. Ringrazio innanzitutto l'Associazione Rosmini, ringrazio il Presidente dell'Associazione per le parole. Porto il saluto, come avete sentito, del magnifico Rettore, Professor Zaccaria, che per impegni precedenti non può essere oggi qui con voi. Ed è quindi un piacere, un onore poter portare il saluto dell'Ateneo al Dottor Bhatti. I motivi li avete sentiti. Riguardano in questo caso il mio ruolo di delegato del Rettore per le relazioni internazionali. Il dottor Bhatti è ministro nel suo paese, nel Pakistan. L'Ateneo sviluppa, soprattutto per quello che riguarda il principio della cooperazione e dello sviluppo proprio tra gli Atenei, la collaborazione, lo scambio di cultura, lo scambio di docenti, lo scambio di studenti. Questo significa crescita, questo significa apertura del nostro Ateneo, questo significa il dialogo che esiste tra culture diverse, tra risorse anche diverse, ma con una prospettiva che è quella della crescita degli studenti. E voi siete la forza, come studenti, chiaramente dell'università. Il secondo aspetto, l'ha anticipato prima, è proprio che la particolarità di questa visita è che il dottor Bhatti si è formato a Padova, si è formato in questo Ateneo e ha studiato medicina a Padova, quindi si è laureato in medicina a Padova. È stato molto vicino e ancora mantiene i contatti con il QAM, che sicuramente porterà il suo saluto
al dottor Batti, e questo gli ha permesso di esportare, di riportare poi nel suo paese quella che è stata la sua esperienza a Padova. Purtroppo sappiamo che un evento drammatico lo ha costretto a cambiare forse i suoi programmi e la sua vita, ed è anche per questo motivo che noi siamo molto solidali con lui, e rinnovo quindi al dottor Batti, alla sua famiglia e a tutto il suo popolo i migliori auguri da parte dell'Ateneo di Padova. E buon pomeriggio a tutti. Grazie. Grazie. E innanzitutto grazie al relatore di oggi. È un'occasione privilegiata quella che abbiamo di poter conoscere direttamente dalla carne stessa dell'esperienza di chi la fa la politica e la vive la politica in Pakistan, qualcosa che va ben oltre il Pakistan. Mi permetto solo questa citazione, ricordando che il titolo dell'incontro di oggi è Shahbaz Bhatti e la libertà religiosa in Pakistan. La libertà religiosa è il culmine di tutte le libertà, cioè è la base delle libertà insieme al compimento delle libertà, cioè la libertà che descrive quello che è di più caratteristico all'uomo, tra tutte le libertà di cui dispone. Allora, in un contesto nel quale la libertà religiosa è sotto attacco ovunque, dagli Stati Uniti all'Europa, all'America Latina per varie ragioni, alla Nigeria se pensiamo, al Pakistan, rivolgersi proprio al Pakistan e a qualcuno che ha deciso di sostituire l'esperienza del fratello vivendo la stessa drammatica responsabilità di ministro per le minoranze religiose, dopo che il fratello era stato ucciso proprio per questo ruolo, in un contesto di 180 milioni di musulmani, secondo paese musulmano più popoloso del mondo, qualche milione di cristiani, accanto all'Afghanistan, un luogo dove hanno trovato ricettacoli talebani per introdursi in Afghanistan e dove, come ha rilasciato in un'intervista recente, praticamente tutti i popoli occidentali hanno trovato un piede a terra utile per i loro interessi, da ultimi gli americani evidentemente. Ebbene, in questo contesto è proprio dove dobbiamo andare a pescare per capire perché la libertà religiosa è il culmine delle libertà. Perché se è vero, ecco che abbiamo... Se è vero questo, ecco perché c'è qualcuno che è disposto a morire per essa. Cioè il fatto che ci sia qualcuno che lascia la sua famiglia, che lascia i suoi affetti, il contesto nel quale si era radicato, il suo lavoro, e torna in Pakistan per sostituire qualcuno che è morto per la medesima ragione, forse documenta meglio di qualsiasi altra lezione teorica perché la libertà religiosa è la prima delle libertà. Quindi oggi, gli lascio subito la parola, è una persona umanamente ricca e insieme estremamente umile, appunto, che ha detto no, preferisco tenere dello spazio per delle domande, quindi parlerà circa 25 minuti, dopodiché sarà felice di interloquire con chi ritenga di porgli delle domande. Dicevo, dobbiamo essere grati perché non stiamo semplicemente parlando del Pakistan, stiamo parlando di una cosa che riguarda tutti, ovunque. E il Pakistan e l'esperienza di Paul Bhatti e del fratello Shahbaz, che Benedetto XVI ha definito un martire cristiano, è un'esperienza che può insegnarci esattamente perché la libertà religiosa è il culmine delle libertà. E questo evidentemente non ha confini geografici. Quindi vi chiederei di accogliere con un applauso che merita il ministro, Sua Eccellenza Paul Bhatti, e poi le lasciamo senz'altro la parola. Tanto grazie di essere qui. Buonasera a tutti. Lo ringrazio, Associazione Rosmini,
il rettore dell'Università, professoressa Patricia, che ha portato i saluti. Mi sento con grande emozione onorato in un'aula qui ho studiato quando avevo 19 anni. Non avrei mai pensato che un domani sarei tornato in questa veste di un politico a parlare con gli studenti come ho trascorso io la mia vita di studente. È un'esperienza che non avevo mai immaginato che possa accadere nella mia vita. Io, età di 18 anni, sono venuto con una borsa di studio grazie a QOM, che mi ha invitato qua. Poi tutta la mia carriera scolastica fino alla specialità di chirurgia pediatrica è trascorsa qua a Padova. Perciò gran parte della mia crescita culturale e professionale è avvenuta a Padova e in certo senso mi sento anche padovano in questo caso. Dopo finito il studio, che avevo trascorso qualche anno anche in Lavagna in Belgio a fare chirurgia di urgenza, sono ritornato in Pakistan dove ho fatto circa 8-9 anni di chirurgo missionario. Ho lavorato nei vari paesi del Pakistan, anche vicino Afghanistan, parte nord del Pakistan. Durante questo mio percorso di medico missionario ho visto mio fratello minore Shabazz, che lavoravamo insieme. Shabazz era più piccolo di me, noi siamo 6 fratelli in famiglia, e lui già da piccolo in Pakistan, cristiani e altre minoranze religiose in qualche modo erano discriminate. Allora già da piccolo Shabazz aveva una particolare predisposizione per la difesa delle minoranze del Pakistan. E lui, noi siamo nati e cresciuti in una famiglia cattolica, genitori molto religiosi, abbiamo seguito tutti i percorsi e tradizioni cattoliche. Perciò Shabazz, cresciuto in un ambiente puramente cattolico, in un villaggio di quasi 5.000 abitanti cattolici, con un parco che all'epoca lì era un parco italiano, abbiamo avuto anche una tradizione in certo senso cattolico italiano. A 13 anni Shabazz comincia a sentire la sua convinzione che lui, sua vita, deve dedicarsi per la protezione dei cristiani perseguitati in Pakistan. Era al momento che io venivo in Italia e lui, con sua questa convinzione, comincia questo tipo di lotta in Pakistan, dichiarando di formare un partito che si chiamava Liberazione dei Cristiani, Christian Liberation Front. Questo lui aveva 14 anni. Allora mi comunicò telefonicamente che lui sta cominciando questa attività politica. Io non ho preso sul serio, in quanto a quell'età lì non si poteva immaginare che lui possa arrivare fin dove era arrivato, con una convinzione, con una fede così forte cristiana. Le primissime sue battaglie sono state per la difesa delle persone accusate di blasfemia. In Pakistan c'è una legge di blasfemia, secondo quale questa legge si traduce in 2 articoli. Uno è se si insulta profeta Maometto c'è pena di morte. Secondo, se si insulta o si manipolano le pagine di Corano o si insulta Corano, allora prigione a tutta la vita. Solo questa legge a noi non ci interessava, in quanto nessuno si immaginava di né insultare profeta Maometto né il Corano. Solo da quando introdotto questa legge qua,
e sono stati accusati alcuni cristiani falsamente, in maniera tale che ci sono state le persone più povere, più deboli, che sono state vittime di alcuni litigi personali, rancori personali, di cui anche infine giustiziate. E Shabazz, quel momento io ero in Italia, e Shabazz sentisse molto fortemente questa cosa qua. Allora già primi casi, quando un uomo di 40 anni è stato accusato di blasfemia, è stato messo in prigione, aveva 3 bambini piccoli e la moglie. Quel momento qualunque persona, incluso avvocati, se poggiava uno che era stato accusato di blasfemia, anche lui veniva spesso minacciato e anche a volte ucciso. Quando Shabazz prendesse questa decisione di sostenere questi accusati di blasfemia, noi in famiglia eravamo molto preoccupati. E lui spessissimo questi familiari lo portava a casa. Allora mia madre non lo voleva, perché più che altro, cioè, non in quanto da sostenere la famiglia, in quanto pensavamo al rischio della vita che lui percorreva. Ma lui, a un certo punto, quando abbiamo insistito di non diciamo seguire questa strada, ha cominciato a nascondere da casa, ha cominciato con i suoi amici a fare le raccolte, preso un appartamento dove teneva tutti gli accusati di blasfemia. Infine aveva fatto un'associazione di avvocati, perché ogni volta che era uno accusato di blasfemia, nessun avvocato lo voleva sostenere e combattere la sua causa. Allora lui ha fatto l'appello ai cristiani e alcuni avvocati sono aggregati a lui o lo difendevano tutti quelli accusati di blasfemia. Oltre a questo, lui si è occupato e ha previsto che in Pakistan, se comunità cristiana e altre minoranze religiose devono vivere insieme, c'è bisogno di un dialogo interreligioso e una relazione interreligiosa. Perciò ha fatto dei comitati, parlando con diversi ulama, imam, leader religiosi estremisti dal Pakistan, con cui a volte riusciva, a volte no. Poi infine si è aderito al Partito Popolare del Pakistan, che era guidato di Benazir, che è il partito di Bhutto, attualmente al governo, che ha sostenuto Shabazz nella sua visione di un Pakistan secolare. Una visione dove tutte le minoranze religiose, incluso anche Hindu, Sikh, buddhisti, possono convivere senza nessuna discriminazione insieme ai musulmani. Solo che questo lui ha cominciato, appena cominciò ha avuto una serie di ostacoli. Subito, alcuni mesi dopo, venne bruciato un villaggio dove era maggioranza di cristiani. È stato un litigio tra un musulmano e un cristiano, e dopo questo cristiano è stato accusato di blasfemia. Alcuni estremisti in Pakistan, che appena loro venne comunicato il messaggio, la notizia che qualcuno l'ha fatto la blasfemia, senza ragionare si partono e cominciano, diciamo, a aggredire le comunità grandi. E quel momento è stato bruciato un villaggio intero, insieme anche le persone che sono bruciate dentro. E quella è stata una delle più grandi e prime sfide di Shabazz, quando lui si è partito subito con un elicottero, che è stato lì, è stato per una settimana, finché si è venuto tutto il calma, e di lì sua lotta si è aumentata gradualmente sempre di più. Ha cominciato a unire le minoranze religiose. Allora, prima questa sua alleanza soltanto con i cristiani, che si chiamava Liberazione dei Cristiani, si è trasformato in APMA, che si chiama All Pakistan Minority Alliance, alleanza di tutte le minoranze del Pakistan.
cui ha aderito sia Hindu, sia Sikh, sia buddhisti che Parsi. E questa sua aggregazione alle minoranze religiose è stato ben visto dal Partito Popolare Pakistano, che attualmente è ancora in governo. Quel momento lì c'era Benazir e Shabazz aveva 18-19 anni. Allora Benazir chiedesse a Shabazz di aderirsi con suo partito in maniera che loro potevano sostenere tutte le minoranze, in maniera particolare i cristiani, e contro qualsiasi discriminazione. Allora Shabazz da quel momento fin oggi è stato aderito con il partito di Benazir Bhutto. Allora hanno lottato insieme per un Pakistan secolare, per un Pakistan dove non dovrebbe essere una predominanza religiosa musulmana. Tutti possono avere una libertà religiosa di esprimere, di seguire le sue preghiere, andare alle moschee, andare in chiese, andare in mandir, templi, tutto quello che volevano. Solo che subito dopo, quando Shabazz ha cominciato a avere dei successi, poggi dei governi, sia locali che sia internazionali, e anche musulmani tolleranti hanno cominciato a appoggiare Shabazz, e questo è stato una minaccia per gli estremisti, per i terroristi. Allora a un certo punto lui cominciò a avere delle minacce quasi tutti i giorni di sospendere la sua lotta, di cui nella sua testimonianza spirituale si possa vedere diverse volte che lui questa cosa qua lo dichiara che ha ricevuto le minacce. Era uno di volte che quando lui ha ricevuto queste minacce, che veniva in Italia, allora io l'ho chiamato qua a Padova. Allora, avendo un amore fraterno per lui e anche una stima enorme, perché era una persona molto intelligente, l'ho detto che forse il suo mandato in Pakistan finisce, cioè non vorrevo che lui tornasse più in Pakistan. Poi c'è un mio fratello che è canadese, allora lui anche lo stesso diceva che o stiamo in Canada o in Italia, però in Pakistan non si torna più, in quanto un rischio così elevato non possiamo sostenere in famiglia. Lui mi risponde mi chiede due domande. Mi ha detto che chi mi garantisce che in Italia non si può morire? E secondo me lo dice che se io porto avanti una lotta e guido una popolazione intera, e se io vado via, come mi dava anche referenze alcune frasi della Bibbia, che un pastore che lascia le sue pecore, che esempio potrebbe dare? Allora sono stato incapace di trattenerli in Italia. E alla fine lui ha continuato la sua lotta in Pakistan. Con l'attuale governo lui ha ottenuto tantissime cose. Prima di tutto in Pakistan non era possibile avere presenza nel Senato, perché fino adesso soltanto i musulmani potevano stare in Senato e cristiani e altre minoranze potevano andare in assemblea, ma non in Senato. E lui con sua lotta, sua diciamo determinazione, ha chiesto dei seggi in Senato. Infine adesso attualmente, grazie a Shabazz, noi abbiamo presenza in Senato. In tutti i prigioni del Pakistan, come lo dicevo che lui era uno che era cattolico convinto, aveva una fede forte, non ha mai negoziato sulla sua fede, voleva che in tutti i prigioni del Pakistan, dove lui pensava che tantissimi accusati di non solo di blasfemia ma anche tanti altri erano innocenti, però non avevano un posto di preghiera. In Pakistan questo non si poteva immaginare, già musulmani avevano fatica di lasciare il posto normalmente di preghiera, figurarsi nel prigione. Ma infine lui si è riuscito ad avere posto di preghiera per i cristiani nei tutti i prigioni del Pakistan. È una delle chiese più belle che è stato fatto, è una prigione che è più grande di Pakistan, in Rawalpindi, vicino a Islamabad. Allora lì è stata costruita una bellissima chiesa che ha fatto costruire lui. Perciò tutte le feste, Natale, Pasqua e festeggiamenti
dei cristiani vengono celebrati lì. Inoltre, una volta stata proposta una carta d'identità diversa per i cristiani, per le minoranze, e a questo punto Shabazz si è lottato che questo non lo accettava, allora a un certo punto si è opposto a questo, ormai carta d'identità è uguale per tutti, se no estremisti proponevano che carta d'identità per i musulmani dovrebbe essere di un colore e per i cristiani dovrebbe essere di colore diverso, in quanto siamo tutti cittadini pakistani e Shabazz non lo tollerava questo. Allora, queste erano alcune giustizie di questo, o alcuni esempi da raccontare di cui lui sempre si opponeva. Infine è stato il caso di blasfemia accusata a una donna Asia Bibi. E quando lei fu stata accusata, questa era una donna più povera, una donna che, se lo sentiamo e vediamo sua casa, lei ha 4 bambini, di cui 2 anomali, un marito che è mezzo handicappato, e lavoravano nei campi a raccogliere così dei frutti, altre cose, e non avevano neanche un lavoro fisso. E lì è stato un piccolo litigio tra le donne musulmane e i cristiani di cui lei è stata accusata di blasfemia. E questo è stato una cosa che Shabazz, quando non soltanto accusata di blasfemia, ma anche quando è stato processata, e lei è stata, diciamo, come una sentenza di morte per questa blasfemia, perché in qualche modo lei è stata obbligata a accettare di aver fatto. Quando davanti il giudice uno si accetta che ha commesso blasfemia, allora per quello secondo la legge è pena di morte, e lei è stata, diciamo, dichiarata la morte. A quel punto Shabazz faccia una campagna tutto il Pakistan contro questa decisione. Infine anche convincesse il governatore di Punjab, che è uno dei musulmani più noti, è una delle famiglie nobili, una delle potenze nella politica pakistana. E questo, quando sentisse Shabazz, dichiarò di appoggiare Shabazz per protezione di Asia Bibi. Era a questo punto che gli estremisti non soltanto minacciavano Shabazz, hanno minacciato il governo di Punjab, Suleiman Tashir si nominava. E subito dopo, che ero io in Pakistan, un giorno venne colpito a 35 colpi di pistola da un suo guardia di corpo, questo governatore di Punjab. E di qui è stato inviato subito il messaggio a Shabazz dicendo la fine che farà lui. Allora, noi eravamo molto preoccupati, infatti sì, cioè loro avevano fatto tante dichiarazioni e anche di trattenersi lontano di questa legge di blasfemia e di non difendere più questa lotta contro Asia Bibi. Shabazz ha fatto delle dichiarazioni abbastanza forte e ufficiali. Lui ha detto che lui crede in Gesù Cristo, è convinto su una cosa, non solo ideale ma anche sulla verità, e di qui non può, diciamo, non può girare la faccia all'altra parte, addirittura continuare la lotta fino alla morte. E noi questa ci temevamo, quando poi 2 marzo io ero a Treviso, quando ho sentito la notizia che lui è stato assassinato la mattina. Noi pensavamo, anche come dicevo, che il sospetto c'era sempre, che poteva accadere, però non avevamo mai pensato che, o mai accettato che in realtà veramente si poteva accadere. Allora, appena sentì la notizia, io sono rimasto scioccato, sono rimasto molto arrabbiato, e avevo fatto la decisione di soltanto andare al funerale di Shabazz e portare tutta la famiglia o in Italia, un altro paese dell'Occidente, e chiudere la relazione con Pakistan, perché un paese di qui ha avuto immediatamente una reazione negativa, e io dicevo che non siamo in grado di continuare in un ambiente così ostile, che non c'è speranza.
E durante questa, diciamo, questo periodo, io mentre pensavo, sono arrivato in Pakistan, ho visto una marea di gente al suo funerale che non ho mai immaginato che questa gente possa così amare Shabazz, che così volerle bene. Era una folla incontabile. Io una distanza di quasi un chilometro a mezzo abbiamo passato in 4 ore per arrivare al suo funerale. Abbiamo avuto dichiarazioni da tutto il mondo. E il fatto che questa gente qua immediatamente vedesse che è rimasta senza una guida, e più il governo pakistano ha dichiarato lutto per 3 giorni, e infine la Al Pakistan Minority Lines, la fondazione che aveva fatto Shabazz, è venuta da me chiedendo se io posso guidare il partito di Shabazz. Lo stesso momento il governo presidente della Repubblica mi ha detto che lui avrebbe dato stesso portafoglio di Shabazz, che io possa continuare la sua visione e la sua missione. Io non ero ancora convinto, in quanto attuale presidente della Repubblica Pakistana è marito di Benazir Bhutto. E lui mi ha fatto esempio, perché se voi sapete anche Benazir è stata assassinata un anno prima che Shabazz è stato assassinato. Lui ha detto che anche mia moglie è stata assassinata, però non possiamo ritirarci dietro e dare vinta a questi estremisti, questi terroristi che vogliono distruggere il Pakistan, pace del Pakistan e infine anche pace del mondo. Per la pace sacrificio bisogna darlo. Infine, probabilmente era una decisione del alto, o decisione anche, credo mia madre dice, anche Shabazz forse voleva questo. Io ho accettato di continuare la sua missione di Shabazz in Pakistan. Prima avevo visto un Shabazz come fratello, poi dopo ho preso subito il suo portafoglio come ministro. Io tutti i giorni vedevo una fila di gente che viene tutta ora il ministro, alcuni per ingiustizie sociali, che loro cari o amici o parenti che sono stati imprigionati, alcuni per gli aiuti economici, alcuni per varie cose, una cosa infinita. E questo era il lavoro di Shabazz. Poi lui ha vissuto una vita molto molto semplice. Lui abitava in una casa di affitto, un appartamento di affitto. Era una stanza dove soltanto era suo, diciamo, letto e un piccolo posto di preghiera. Non aveva null'altro. Aveva tantissime altre piccole cose religiose, statuette di Madonna, poi aveva rosari. Era tutto questo patrimonio di Shabazz che avevo visto. Io, lui gli piaceva vestire bene, gli piaceva presentarsi bene e dava un'impressione di una persona molto... Però la sua vita di pratico interna era molto semplice, molto povera. E infine sono rimasto anche io stupito il modo che viveva questa vita qua. Attualmente, dopo da quando ho preso la carica di Shabazz e visto questa intolleranza religiosa in Pakistan, mi sono reso conto di tantissime cose. Ho fatto una mia analisi in Pakistan. In Pakistan è un paese dove attualmente terrorismo, estremismo, fanatismo sono arrivati ai picchi massimi della storia. Lì ci sono delle generazioni che sono cresciute con una determinata educazione. E nel nord del Pakistan ci sono delle scuole dove bambini già da piccoli, da 7-8 anni, vengono addestrati soltanto con 2 cose, morire o uccidere in nome di religione. E questa popolazione è così. Ogni volta che noi vediamo una kamikaze, vediamo un atto di fanatismo, di estremismo, in un concetto di realtà occidentale, immediatamente si irrita, non si riesce a capire, non si fa rabbia, si cerca di, diciamo, immediatamente condannare questa cosa qua.
Però io credo che se noi vediamo in realtà di questi soggetti che sono cresciuti in un ambiente dove loro non hanno visto nessun valore della vita, loro sono cresciuti con una determinata convinzione, loro infine non hanno nulla da perdere, perciò infine non hanno nulla. E loro, per loro morire per la religione e uccidere per la religione è l'unico obiettivo della vita che esiste. Perciò una persona che non è cresciuto in un ambiente normale, è cresciuto con una determinata convinzione, non si può pretendere che questa possa ragionare normalmente come un soggetto occidentale, con una persona che è cresciuto con valori civili diversi, con le credenze diverse. Perciò ci sono delle generazioni, ci sono delle migliaia di medrese dove sono cresciuti questi bambini. Attualmente Stati Uniti ha cercato di controllare il terrorismo internazionale, in maniera particolare dal Pakistan, anche con le forti diciamo attacchi di armi, anche con attacchi di droni, ma ogni volta che Stati Uniti attacca un terrorista in Pakistan, specialmente nel nord del Pakistan, succede che loro riescono a uccidere un terrorista, ma tante volte succede che uccidono anche tanti innocenti. Allora la gente prende corpi umani di questi, diciamo, persone innocenti, dei bambini, va in giro dimostrando cosa sta facendo Occidente con il Pakistan, cosa stanno facendo cristiani con i musulmani. Allora, odio continua a aumentare, odio prende una forma di estremismo e infine trasforma un certo terrorismo religioso. Attualmente questa generazione che è cresciuta con questo concetto di una vita uccidere o morire per nome di religione è incontrollabile. Noi abbiamo avuto questo caso di bambina Rimsha. Allora, c'è una bambina di 14 anni, mese scorso, due mesi fa, è stata accusata di blasfemia. E questa bambina qua viveva in un quartiere dove maggioranza erano musulmani, c'era una piccola comunità di cristiani. Infine penso che questa piccola comunità di cristiani non era accettata dai musulmani in Pakistan. Allora in quel quartiere lì parlo. Allora, questi quartieri qua, alcuni degli imam hanno fabbricato una specie di causa accusando di questa piccola bambina, perché non era in grado di difendere, di blasfemia. Appena lei si è accusata, allora la notizia si è sparsa dappertutto nel mezzo dei musulmani fanatici. Loro non hanno visto se bambina aveva minorenne, se bambina e realmente va commesso la blasfemia. Loro soltanto sono stati comunicati che è stata accusata una cristiana di blasfemia. Allora folle dei musulmani estremisti sono corsi a uccidere la bambina e uccidere tutti i cristiani. Era dopo la mezzanotte quando uno dei cristiani mi telefona dicendo che qua stanno bruciando e stanno attaccando i cristiani da tutte le parti. Allora io, per confermare la notizia, ho chiamato il dirigente della polizia e mi ha confermato, mi ha detto che noi stiamo cercando di tutto per controllare questa folla che prima era di 1000 persone e adesso sono diventate 2000 persone. E stanno, vogliono che bambina venga consegnata a loro perché vogliono giustiziare loro. Per me è la prima volta che affrontavo un caso di questo tipo qua. Allora ho chiamato il ministro degli interni, che è un mio amico, poi ho chiamato il commissario di Islamabad, ho chiamato anche i servizi segreti di controllare eventualmente questa comunità che non viene attaccata di questi estremisti religiosi. Subito dopo, quando loro hanno controllato, la mattina dopo c'era venerdì c'è il giorno di preghiera per i musulmani. Allora alcuni dicevano che durante la preghiera veniva dichiarato una lotta contro i cristiani, una guerra contro i cristiani. Allora, dirigenti di polizia mi dicevano che speriamo che questa non avvenga,
che durante preghiera, se questi mullah, imam, dichiarano o danno un messaggio di odio per i cristiani, allora qua siamo finiti, è difficile controllarli dopo. Allora io in quel momento sono andato, così è venuto in mente mio, sono andato a parlare con imam di tutte le moschee di Islamabad, che sono state una decina. E qui ho trovato delle persone sensibili a questo. Gli ho detto che guardi, se bambina ha commesso la blasfemia, possa un secondo momento vedere la giustizia, e anche si può perseguire la causa, ma i cristiani che non hanno fatto nulla, che colpa ne hanno? Non bisognerebbe, diciamo, uccidere a loro. Infine sono riuscito a convincere tutti questi mullah, imam, che sono stati calmi, e infine che hanno appoggiato, cominciato a appoggiare a me, a proteggere la bambina. Attualmente la bambina è uscita fuori dalla prigione con la cauzione, e poi successivamente probabilmente la causa verrà fatta, sarà assolta, ma bisogna percorrere diversi passi della giustizia pakistana. Allora perciò dicevo che questa folla, questa esempio l'ho dato perché tantissime volte in un ambiente estremismo, estremista, o magari dove c'è cresciuto una intolleranza religiosa, la gente non ci pensa neanche due volte se quello che ha sentito è giusto o no. Loro soltanto sentono che l'Islam o in qualche modo la religione è stato insultato, e allora partono in quarta e cominciano, diciamo, a fare della strage dappertutto. E questa è una cosa in Pakistan che è venuta nei anni da quando abbiamo avuto l'invasione in Afghanistan dei russi. E poi successivamente e anche sono creati questi gruppi jihadisti che hanno cominciato a fare la strage e questa intolleranza religiosa in Pakistan. Perciò queste sono delle realtà che noi lo vediamo normalmente. Il nostro attualmente programma è questa, che noi stiamo cercando in tutte le maniere creare un ambiente di tolleranza religiosa in Pakistan. Io sono convinto che se bisognerebbe in qualche modo aiutare il Pakistan, bisogna aiutare di prevenire questi assalti terroristici, fanatici, bisognerebbe promuovere il dialogo interreligioso. Di qui abbiamo, io sono stato quasi una ventina di paesi per partecipare alle conferenze interreligiose, sono stato chiamato alle Nazioni Unite settimana scorsa. Di qui abbiamo sempre parlato di un dialogo interreligioso, non soltanto di dialogo, ma anche una relazione interreligiosa con diverse comunità religiose dal mondo. Questa è l'unica via di uscita. Se noi occidentali continuiamo in qualche modo a trasmettere un messaggio di odio con gli attacchi delle bombe, come sta succedendo in Afghanistan o con la frontiera con il Pakistan, questo non sarà una soluzione. Questa aumenterà continuamente un odio tra gli occidentali e cristiani, musulmani. Occidentali sono in qualche modo interpretati come una faccia del cristianesimo, anche se tante volte lo dico che in paesi occidentali tantissimi non lo seguono assolutamente la religione, loro non si interessano di religione, però loro questa cosa pensano che qualsiasi persona che appartiene all'Occidente è nemico del musulmano. Allora con questo concetto io l'ho chiesto sia alle Nazioni Unite che venga, diciamo, fatta un programma di questa popolazione che è cresciuto con un determinato disagio sia economico sia dell'educazione. Allora a questo punto, invece di attaccare con le bombe, bisognerebbe fare delle riforme, educare questi bambini per curare in qualche modo posti di lavoro e dare un spazio a dialogo interreligioso, facendo vedere una faccia più amica dell'Occidente. Se non riusciamo a fare questo, allora io credo che in Pakistan non si finirà mai il terrorismo, estremismo. Allora se non c'è pace in Pakistan, non ci sarà pace nei paesi musulmani,
tipo Medio Oriente e anche tutti i paesi dell'Islam, e infine sarà un grande rischio per pace del mondo. Grazie. Beh, l'applauso dice molto di più di qualsiasi altro tentativo di cogliere la ricchezza sua e della sua famiglia nel tentativo eroico e, come diceva lei, assolutamente necessario, perché i negoziati e la politica non funzionano, funzionano innanzitutto le testimonianze delle persone, no? E l'autoesposizione, come sta facendo lei. Mi chiedo se ci sia, immagino che ve ne siano, alcuni che tengono a porre delle domande. Se c'è qualcuno che è interessato a farlo, chiederei semplicemente di venire al podio, non per acquisire quel famoso quarto d'ora di popolarità, ma perché sarebbe più facile. Prego. Finché raggiunge il podio, gliene faccio io una. E la cosa che mi colpisce dell'iscrizione che lei ha dato è un'estrema, come dire, resistenza di una certa mentalità, di un estremismo radicato e sordo, no? Eppure l'esperienza, per quanto tragica, di suo fratello e sua è quella di chi è riuscito a intercettare qualcosa di vero nell'altro. Lei è riuscito a fermare la chiamata alla guerra nelle moschee, no? Quei giorni. A che cosa fa appello? Che cosa richiama nell'altro? Sì. No, io credo che fino adesso quella faccia dell'Occidente che è stata presentata al, non dico Oriente, ma al mondo islamico, è stata una faccia che loro hanno capito: se tu fai così, noi siamo più forti, noi ti possiamo dare una determinata lezione, possiamo, cioè hanno in qualche modo trasmesso la loro potenza, come Stati Uniti, invece di dialogare, va bene, io capisco tutte le ragioni degli Stati Uniti per questo punto, però allo stesso momento l'odio che è stato creato, subito rispondere con violenza è il loro atto. Se noi, io credo che cominciamo a dialogare, che cominciamo a assicurare che noi abbiamo dei valori comuni, sia Islam, sia cristianesimo e sia tutte le grandi religioni. E di qui bisognerebbe prima di tutto valorizzare i valori dell'uomo, dignità dell'uomo, e dobbiamo anche a un certo punto accettare la loro ignoranza e venire incontro in qualche modo, e penso che questa possiamo vincerlo, questa possiamo darla più sicurezza. E adesso, quando è uscito fuori questo piccolo film sull'Innocence of Muslim, che ha creato una determinata strage in tutto il mondo musulmano, sono stati anche dei morti dopo di questo. Allora io, anche in Islamabad, ho fatto dei vari incontri, abbiamo condannato fortemente, perché non si può permettere di offendere una fede religiosa, qualunque possa essere, noi condividiamo, no? Però se uno, per lui è importante per la sua vita e per la sua quotidianità, e non ci deve nessuno offendere, libertà di espressione dovrebbe finire dove comincia la libertà di espressione dell'altra persona.
Allora in questo caso, se noi, come in questo caso, io l'ho fatto un dialogo interreligioso con musulmani partendo dai tolleranti, estremisti e quelli molto fanatici, allora trovavo un spazio quando si parlava di questo e condividevo loro questo, in certo senso posso dire dolore che vivevano, perché loro se credono che il loro profeta Muhammadu è un personaggio per cui loro sono disposti anche a morire, se uno di noi comincia a prendere in giro questo, chiaramente loro si stanno male, si soffrono di questo, e questo dobbiamo capirci questo. Se noi riusciamo a vincere questo, diciamo, questo amore, questo dialogo e questa insicurezza che loro che hanno, questa riservatezza che hanno nei nostri confronti, penso che possiamo vivere e convivere insieme. E quello che è stato nel caso di Rimsha, questa bambina, quando l'ho parlato con loro, ho dimostrato piena disponibilità mia. Allora io lo dicevo che io, come ho studiato davvero Islam, anche ci sono anche dei valori abbastanza grandi di questa religione qua che insegna. Allora ho detto che in Islam, quando ho cominciato a citare, che non insegna né violenza né uccidere le persone. Perciò hanno capito. Prego. Ah, innanzitutto grazie per la sua testimonianza. No, lei ha accennato al fatto di quando va a scegliere se accettare la proposta di prendere l'eredità di suo fratello. Ciò che l'ha convinta, ciò che le ha fatto cambiare idea, diciamo così, è stata la testimonianza di quel popolo innamorato di suo fratello, che seguiva suo fratello e che come lo ha commosso profondamente, tanto da accettare. E la mia domanda è come quella fiamma di speranza che ha visto in quella gente oggi, nel presente, di fronte anche a tanta sofferenza, di fronte, come dire, a tante il dolore che si vede in queste morti, in questi dolori, che cosa è che la sostiene, che cosa alimenta la speranza oggi in questo suo compito? Magari raccogliamo qualche domanda, se c'è qualcuno. Grazie. Io ho due cose molto veloci. La prima è una testimonianza. Penso sia una grazia aver conosciuto lei, dottore, qui testimone a Padova e in Veneto. Io ero a Treviso proprio quando è successa la cosa, e quello che mi ha colpito di più, cioè proprio che mi affascinava, è che c'era la possibilità che il fratello di un uomo tra i più grandi della storia di questo secolo, io credo, potesse essere uno di noi. E quindi è stato subito un impeto quella di cercarla, di venirla a trovare con la comunità lì di Treviso a Motta di Livenza, al santuario caro a lei e a suo fratello. Ecco, una cosa che voglio dire quindi a tutti: per me è diventato naturale pregare Shabbat, e l'invito del Papa che fa adesso all'inizio dell'anno della fede di pregare i nuovi santi, di pregare i santi del territorio in cui uno vive. Io credo che questo sia importantissimo per alimentare la speranza di poter poi rendere testimonianza della nostra fede. Quindi primo questo invito proprio che sento dentro come testimonianza. E invece una domanda molto più semplice. Volevo il suo pensiero un po'. Cosa pensa lei delle primavere arabe? Quello che sta avvenendo nei paesi del Mediterraneo, e quindi come si pone l'Occidente rispetto a questo, come si pongono i media, e in secondo luogo un giudizio su quello che è il concetto di reciprocità, perché tante volte, soprattutto qui in Italia, in Occidente, cresce sempre di più l'idea se uno tocca Cristo non succede nulla, ma parlo dell'arte, del cinema, della cultura. Se tocca Maometto è il delirio dappertutto. Ecco, un suo giudizio anche su questo. Anch'io innanzitutto volevo ringraziarla. Volevo chiederle questo: lei prima a un certo momento ha detto che l'unica strategia possibile
e favorire il dialogo interreligioso. Volevo chiederle se secondo lei da parte dei cattolici in Occidente c'è un certo modo di, si può dire che in un certo modo descrivono i fatti che avvengono, come ad esempio nel suo paese, che risulta essere controproducente per i cattolici stessi. Sentiamo l'ultima, dopodiché magari... Prego. E a me ha colpito in particolar modo che dopo la morte di tuo fratello in qualche modo hai trovato il coraggio di prendere il suo posto, consapevole di rischiare la stessa fine. E mi sono proprio chiesto, rispetto alla tua famiglia e ai tuoi affetti più cari, cioè tu, lei è stato disposto ad abbandonare gli affetti più cari in nome di qualcos'altro. Volevo che mi chiarisse in nome di cosa è stato appunto pronto ad abbandonare. Se c'è ancora solo una domanda possiamo raccoglierla immediatamente, così dopo, perché essendo un ministro come i nostri è piuttosto impegnato, quindi dopo ci deve lasciare. Prego. Infatti grazie infinite, è stata una testimonianza per noi estremamente edificante. Le chiedo, come uomo di governo, all'Italia cosa chiedereste o avete già chiesto? E siccome l'Italia fa parte dell'Europa, in questo momento raccoglie anche un po' di stima nei suoi governanti in Europa, all'Europa che cosa chiedereste o che cosa avete chiesto? Grazie. Sì, rispondo prima domanda, se vedo le speranze in questa cultura così estremista, così diciamo difficile. Certo che sono convinto che prima o poi in questa società, questa cultura così difficile, si possa nascere pace e nascere un dialogo e anche un'amicizia tra le varie comunità interreligiose. In quanto voglio sottolineare il fatto, come ha detto un amico, che se si tratta di insultare Gesù Cristo e tutto va bene, se si insulta Mohammed c'è una strage che viene fuori, no? D'accordo su questo. Però bisognerebbe tenere in conto che un conto parlare con una determinata cultura civile, dove c'è una persona acquisito valori di civiltà e di cultura di certo livello. Un conto parlare con un gruppo di persone che di qui non hanno neanche mai studiato, sono cresciute in una realtà dove sono soltanto hanno percepito morire e uccidere in nome di religione. Perciò sono due contesti di realtà completamente diversi. Se di qua parliamo in Occidente, Italia parla con Francia o con Inghilterra o con Germania, abbiamo più o meno stesso livello o concetto di dialogo. Se parliamo con un gruppo di Afghanistan o nord del Pakistan, dove sono migliaia di bambini cresciuti con un concetto completamente diverso, perciò è difficile avere stesso livello di dialogo, avere un risultato, quello che si aspetta, con una cultura a pari passo. Perciò, prevenire questo, prima di tutti, bisognerebbe vedere qual è la causa di base che ha creato questa, diciamo, intolleranza, questo estremismo, questo terrorismo in certo senso. Aggiungo la risposta di ultima domanda, che cosa abbiamo chiesto all'Occidente, a Italia e altri? Allora, secondo me, i nemici della pace in questa zona sono la povertà, sono l'ignoranza e l'intolleranza. Io, nord del Pakistan, dove è piena di queste scuole religiose, e dove i bambini vengono insegnati soltanto questo, sono andato lì. Sono andato a parlare con varie famiglie. Allora
ho chiesto a una famiglia come mai voi avete mandato bambini a questa scuola religiosa. Allora la madre mi ha detto che mandiamo perché sperando che qualcuno qualcosa insegna a questo bambino qua, perché non abbiamo altre scelte. Allora in questo tutto territorio del nord mancano le scuole, mancano posti di lavoro, pieno di queste scuole dove si insegna soltanto fanatismo, estremismo e in certo senso anche terrorismo. Se noi dobbiamo sopravvenire, allora dobbiamo fare riforme non solo economiche ma educative, fare una forte, cioè invece l'Occidente è nato a spesso miliardi e miliardi di dollari per, diciamo, uccidere Osama Bin Laden, uccidere tantissimi terroristi. Io credo che se si faccia un decimo di questo investimento per educare questa gente qua, dare possibilità di lavoro, questo in qualche modo possa dare dei buoni risultati. Inoltre, quanto riguarda intolleranza, se abbiamo cominciato a fare questo dialogo religioso non è soltanto parlare di ognuno di sua religione, noi abbiamo formato vari comitati, di qui abbiamo avuto dei risultati anche positivi. Allora la gente, chi lo insegna religione, io sono stato a Cracovia 5 mesi fa, allora c'era una conferenza organizzata da governo polacco e con governo di Indonesia. Qui erano tantissimi religiosi da Arabia Saudita, da Turchia, di Egitto, da Indonesia. Allora la Turchia aveva dato una proposta e una soluzione è questa, che tutti i bambini musulmani devono anche studiare altri 4 o 5 religioni di base, almeno valori fondamentali, perché fino adesso loro viene insegnato che oltre Islam tutte le altre religioni sono loro nemici. E poi tantissimi religiosi musulmani dalla Turchia, di università, hanno uno scambio culturale con il Vaticano, perciò scambiano questi. Ora, il dialogo interreligioso non è soltanto di parlare di una religione con un altro e valori di religione di ognuno, è anche interrelazionare e rispettare quei grandi valori che una religione dimostra per dignità di uomo. Se noi riusciamo a convincere, riusciamo a convivere queste cose qua, infine chiaramente questa intolleranza si diminuisce. Perciò io credo che questa. Poi quanto riguarda la mia scelta, perché l'ho scelto pur sapendo una cosa difficile e anche un rischio, io credo che una delle mie convinzioni era questo, che quando, supponiamo, in una casa c'è un problema, casa brucia, allora indifferenza non dovrebbe essere un'opzione, come dice, non involvement should not be an option. Allora, se il paese mio, la comunità mia, che si brucia, che sta, allora penso che io possa fare qualcosa, io penso che questo è un mio dovere, sia di cristiano, sia del pakistano e anche da umano, se penso e credo che col mio contributo questa società possa cambiare. Teniamocela tra un attimo la standing ovation, perché volevo fargli un'ultima domanda, nel senso che stamani in una bellissima intervista qui, mi permetto di rimandare tutti quanti, apparsa su sussidiario.net, invitava l'Italia, dimostrando una particolare e tenera predilezione per questa terra, ad organizzare una conferenza internazionale, se non mi sbaglio. Sì. Se può dire qual è
potrebbe essere il ruolo cui siamo chiamati, così ci dettaglia i compiti per casa, per così dire. Settimana scorsa sono stato chiamato a Nazioni Unite per parlare sulla libertà religiosa. Di qui mi hanno chiesto proposte che si possono fare per prevenire intolleranza. Partendo dal dialogo interreligioso di cui abbiamo parlato, io ho proposto di fare un comitato internazionale di dialogo interreligioso. Cioè, nel senso, un comitato di cui se le figure politiche, che figure religiose del tutto il mondo prominenti, possono fare un comitato a livello internazionale. E prima di fare questo avevo un desiderio di fare una conferenza internazionale, magari in Italia, dicevo a Venezia, di cui invitavamo tutti grandi capi religiosi e anche politici, perché ho parlato con gli americani, loro sono disponibilissimi, diciamo, a farla e partecipare a questo. E anche di Arabia Saudita, magari di Kanakaba, viene qualcuno di Arabia Saudita, dal Vaticano. Ora di qui si possa fare un seminario di 2 o 3 giorni di cui possono essere discusse eventuali misure per il futuro, come si possa prevenire questa intolleranza religiosa nel mondo. Di qui fare, diciamo, anche alcune proposte per il futuro e un comitato a livello internazionale, più che da questa conferenza le proposte, poi in seguito varie altre conferenze successivamente nel tempo. In chiusura mi permetto di non utilizzare parole mie perché sarebbero assolutamente inopportune e inadeguate. Suo fratello, martire cristiano, come ha detto Benedetto XVI, scriveva in quello che molti considerano una sorta di testamento spirituale: mi sono state proposte altre alte cariche al governo e mi è stato richiesto di porre fine alla mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa: no, io voglio servire Gesù da uomo comune. Sono appagato dalla mia devozione. Non voglio popolarità, non voglio posizione di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato qualora, in questo mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan, Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura in questo paese. E credo che, dopo averla sentita, l'impressione sia che si vede che siete fratelli. Nel senso che è evidente che è straordinario che una minoranza non cerchi il potere, ma cerchi semplicemente di essere cristiana, cerchi Gesù, come diceva suo fratello, no? Questo trasforma, cambia i termini per come li vediamo. Non è una questione di potere, ma una questione di testimonianza. E grazie davvero, perché lei ci ha dimostrato con la sua testimonianza, credo, che è proprio attraverso la testimonianza e l'autoesposizione di ciascuno che si può educare all'altro, che è possibile vivere la libertà religiosa anche senza la libertà. Cioè, si può essere veramente liberi anche in un contesto che di libertà ne è un millesimo rispetto a quella che sperimentiamo noi qui. Perché la libertà non te la dà un regime, ma la vivi innanzitutto tu. Quindi grazie davvero e speriamo di riaverla qui, magari come medico, perché ha risolto i suoi problemi in Pakistan. Grazie.